Il 28 maggio per noi è un giorno molto importante perché nel 1918 noi abbiamo creato la prima Repubblica Democratica in Azerbaigian, quindi era anche la prima la Repubblica Democratica in tutto l'Oriente musulmano. E questa Repubblica è rimasta nella storia con una serie delle novità perché ha creato il primo Parlamento nell'Oriente musulmano, ha dato il diritto di voto alle donne e ha rimasto nella storia con una serie di riforme democratiche. Quindi io sono stato già in altre occasioni in Italia, ho studiato in Italia e poi ho lavorato anche nella nostra ambasciata, quindi sono molto felice di essere ritornato con l'Italia, un paese con cui noi abbiamo rapporti molto importanti, molto forti, e l'Italia è il nostro primo partner commerciale, quindi abbiamo rapporti politici anche importanti. Io farò tutto il mio meglio da modo da portare avanti questi rapporti. È stato un evento molto importante, abbiamo avuto rappresentanti sia del governo che il Parlamento italiano, sono stati presenti molti membri del Parlamento, del Senato della Repubblica Italiana e quindi dell'ambito culturale, anche diciamo operatori economici. E sono molto felice di vedere, vedere che abbiamo molti amici in Italia. Io devo continuare questa linea. Io credo che durante gli ultimi anni abbiamo fatto un grande lavoro in Italia e io spero di avere rapporti sviluppati di più durante i prossimi anni. Noi anche durante gli ultimi anni abbiamo organizzato una serie di eventi culturali in Italia, perché la presenza soprattutto dell'Azerbaigian in Expo Milano, anche biennale dell'anno scorso, era un gran successo, e poi l'ambasciata ha organizzato una serie di eventi culturali in varie città italiane, e quindi questo anche aiuta molto per far conoscere le realtà dell'Azerbaigian, il patrimonio storico, artistico, culturale dell'Azerbaigian in Italia. Saluto i miei amici italiani in Azerbaigiano. Italiano sta salam salamira.